Come iniziare a vedere le nostre giornate in un modo più produttivo, in un modo che ci diano quella forza per fare le azioni che ci porteranno a raggiungere i nostri risultati? Il primo passo è iniziare a cambiare le parole che utilizziamo per descrivere ciò che ci accade. Continuamente leggo dei post oppure parlo con delle donne che si esprimono e che esprimono la loro vita come una sfida, cioè la sfida che la vita ci presenta, i problemi che la vita ci presenta, e la vita è una lotta. Questo è un modo di parlare che ho utilizzato anch'io fino a poco tempo fa. Ieri poi in macchina cercavo disperatamente una parola che potesse dare il senso di ciò che la vita ci presenta quotidianamente e cercando, a un certo punto ho detto: ma perché continuare a chiamarle sfide o battaglie che la vita ci presenta quando, secondo me, quello che la vita ci presenta continuamente sono delle occasioni? E allora tu mi domanderai o mi starai chiedendo: ma com'è possibile che un momento, una situazione nella mia vita nella quale non sto bene, dove sto anche soffrendo, dove sto passando veramente un momento di difficoltà, possa essere veramente una opportunità? Ebbene sì, è anche quella una opportunità per crescere. Facevo caso l'altro giorno quando ero in palestra che per fare un salto e riuscire a saltare ancora più in alto bisogna che tu vai ancora più in giù per così riuscire a dare uno slancio più forte. Ecco, le occasioni che la vita ci presenta in quei momenti dove non stiamo tanto bene, dove siamo un po' giù, è per prendere quella forza, quello slancio per poi arrivare ancora più in alto di dove eravamo prima di fare questo salto, quindi slanciarci per andare ancora più un altro. Quindi cosa possiamo fare in quella occasione che la vita ci sta presentando per far sì che ci aiuti a migliorare, a evolverci e perché no anche aiutare ad altre persone che forse si trovano in quel momento, in quella situazione. Qualche anno fa anche io ho passato momenti molto difficili dove la vita mi ha dato un'occasione, un'occasione per poter aiutare altre donne che si trovano in questo momento come mi trovai io allora. L'adolescenza, come ti ho raccontato in passato, di mia figlia, che è stato un momento dove mi sono dovuta mettere in grande discussione, mi sono dovuta rimettere in gioco, imparando cose nuove, imparando di quello che mi stava accadendo. Oggi mi rendo conto che è stata anche quella un'occasione per stare qui davanti a questa telecamera e poterti dare quelle spunti, quei piccoli, chiamiamoli non segreti, ma le mie esperienze e sperando che ti possano aiutare per vivere quell'occasione che la vita ti sta presentando e in un modo che in un futuro tu possa andare oltre, evolverti, migliorarti e perché no aiutare altre mamme e altre donne che si trovano in questo momento nella situazione che te trovi tu.